Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Video di oggi realizziamo insieme questo top a fascia. È molto semplice e veloce e vedrete come in pochissimo tempo riuscirete a creare un capo d'abbigliamento sportivo, comodo e molto molto carino. Il materiale che ho utilizzato per realizzare questo top è il filato fiocco della Tre Sfere. Io mi trovo benissimo con questa marca perché ha una grammatura fina del 2 e è abbastanza resistente, lavabile in lavatrice, quindi lo utilizzo quasi sempre per le mie lavorazioni, almeno quelle estive. Un uncinetto del 2,5, un paio di forbici e un metro da sarta. La prima cosa che bisognerà fare è prendere la misura, che parte da dietro, passa davanti e si ferma dal lato opposto, sempre dietro. Sarete voi a decidere quanta parte della schiena lasciare scoperta. Una volta individuati i centimetri, possiamo iniziare a lavorare il nostro punto. Bisognerà avviare un numero di catenelle pari fino a raggiungere i centimetri che ci occorrono. Quindi il cappietto e iniziamo a lavorare le nostre catenelle. Che non hanno un multiplo, ma devono essere comunque un numero pari. Alla fine aggiungeremo una catenella che ci servirà per girare. Io ho montato 24 catenelle e aggiungo quella che poi in realtà ci servirà solo per girare. E iniziamo lavorando, quindi a questo punto nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, una maglia bassa e lavoreremo una maglia bassa in ognuna delle catenelle sottostanti. Anche qui vi faccio vedere la lavorazione del punto, perché quando non ci sono multipli da aumenti e diminuzioni è semplice anche spiegare solo il punto e darvi tutte le informazioni per realizzare il top, quindi si può lavorare tranquillamente anche su un campioncino. Siamo arrivati alla fine della riga e lavoriamo l'ultima maglia bassa. Facciamo 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, e voltiamo il nostro lavoro. Adesso carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta allungata. Quindi entriamo, usciamo da 2, carichiamo il filo, usciamo da 1, abbiamo fatto una catenella in più, carichiamo il filo e usciamo da 2. Questa è una maglia alta allungata e ci servirà perché poi è più semplice prendere il filo, entrare nella maglia di base che abbiamo saltato e lavorare una maglia alta. Questo è il punto della nostra lavorazione. Quindi carichiamo il filo, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva, carichiamo il filo, usciamo da 2, carichiamo il filo, usciamo da 1, carichiamo il filo e chiudiamo. Ancora il filo, entriamo nella maglia che abbiamo saltato e lavoriamo una maglia alta. Ancora uno. Carichiamo il filo, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva. Usciamo da 2, carichiamo, usciamo da 1, carichiamo e chiudiamo. Filo sull'uncinetto, nella maglia di base che abbiamo saltato, una maglia alta.
andiamo avanti così finché non arriviamo alla fine del nostro giro. Mettiamo una maglia di base, entriamo nella successiva. Una maglia alta nella maglia di base che abbiamo saltato, filo sull'uncinetto e nell'ultimo punto lavoriamo una maglia alta. E questi sono i due giri che andremo a ripetere per tutta la lavorazione. Quindi adesso facciamo una catenella, voltiamo il nostro lavoro, nella successiva una maglia bassa e andiamo avanti lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Anche qui siamo arrivati alla fine, punto basso, e qui dove abbiamo la maglia alta facciamo il nostro punto basso nella terza catenella. E adesso iniziamo il punto di lavorazione, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva e facciamo il nostro punto alto allungato. Entriamo nel punto saltato e facciamo una maglia alta. Saltiamo nel successivo, una maglia alta allungata, nella maglia di base saltata una maglia alta. E ripetendo questi due giri andiamo avanti fino a raggiungere l'altezza che vogliamo. Anche qui è soggettiva, potete decidere di fermarvi sopra l'ombelico, di continuare fino a sotto, di farlo sotto al seno. Sia la lunghezza che la larghezza dipenderà dal vostro gusto. Una volta che avete raggiunto le misure che vi servono, vediamo insieme come definire l'ultimo giro. Una volta che avete raggiunto il vostro rettangolo, quindi che siete soddisfatti sia dell'altezza che della larghezza, facciamo l'ultimo giro per abbellire un po' il tutto. Quindi una catenella, voltiamo il nostro lavoro. E adesso lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo, una maglia alta, una maglia altissima. E ricominciamo da dove abbiamo finito, quindi una maglia altissima nel punto successivo, una maglia alta, una maglia bassa e anche qui ricominciamo da una maglia bassa, una maglia alta, una maglia altissima. Praticamente per la maglia altissima carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, usciamo da 2, carichiamo il filo, usciamo da 2, carichiamo il filo e chiudiamo. E di nuovo usciamo da 2, carichiamo, usciamo da 2, carichiamo e chiudiamo. Una maglia alta, una maglia bassa, ancora una maglia bassa, una maglia alta, una maglia altissima.
una maglia altissima una maglia alta una maglia bassa e andiamo avanti così fino alla fine e vedete che si creano questi archetti che andranno poi a dare un po' di movimento alla parte superiore del nostro top. Arrivati alla fine, lavoriamo la nostra doppia maglia alta e finiamo con una maglia alta. Qui potete finire con qualsiasi punto, insomma, non è importante finire per forza o con una maglia bassa o con una maglia alta. E questo è come si presenta la parte alta del nostro top. Ora chiudiamo, tagliamo il filo perché è abbastanza lungo. Nascondiamo la codina e eventualmente altri fili che sono rimasti scoperti e poi vediamo cosa manca. L'ultima cosa che dobbiamo realizzare è il cordoncino che andrà poi ad incrociarsi nella parte dietro del nostro top. Io l'ho realizzato di 2 metri di lunghezza perché la parte della spalla che rimane scoperta è abbastanza grande, diciamo così, quindi mi serviva un cordoncino che fosse molto lungo. Allora, adesso vi do un consiglio per capire la lunghezza giusta più o meno del cordino. Allora, prendete il vostro top una volta terminato e lo piegate, così come misurerebbe, insomma, se andasse indossato, no? Per vedere la parte della spalla che rimane scoperta. A questo punto che cosa fate? Prendete il centimetro, il metro da sarta, e misurate la distanza che c'è da una metà all'altra, in questo caso sono 10 centimetri, e poi calcolate quanti incroci volete sulla parte di dietro. Quindi, per esempio, che ne so, volete un incrocio ogni 3 spazi, allora saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Però calcolate che poi vi deve avanzare, ecco, scusate, calcolate che poi vi deve avanzare un pezzettino anche per la legatura, quindi io direi che calcoliamo 10 centimetri per 12 incroci e quindi lavorerete una catenella che sia di 1,20 m. Voi calcolate che la mia taglia nel video è una XS, io ho lavorato su 100 catenelle la mia lavorazione del top. È una taglia XS, la spalla rimane abbastanza scoperta e ho lavorato 2 metri di cordoncino. E nelle immagini vedete com'è l'effetto indossato. Per fare il nostro cordoncino andremo semplicemente ad avviare le catenelle dei centimetri che ci occorrono. E una volta arrivati alla lunghezza, torniamo indietro lavorando una maglia bassissima in ognuna delle catenelle sottostanti.
Una volta che abbiamo realizzato sia il nostro top che il nostro cordoncino, possiamo proseguire con gli intrecci. Prendiamo un'estremità e lo mettiamo qua e l'altra estremità dal lato opposto. E adesso proseguiamo in base alla distanza che abbiamo deciso di lasciare tra un intreccio e l'altro. Io in questo caso faccio ogni 5, quindi provate a farlo passare da sotto. Ok. E andiamo dal lato opposto. Poi sistemate, allungate di volta in volta. Adesso andiamo con questo di qua, 1, 2, 3, 4, 5, e il lato opposto. E andate avanti così finché non avete terminato di incrociare tutto il cordoncino. Ed ecco qui il nostro top terminato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi ricordo che Intrecci Filati è presente su tutti i social e anche sul sito www.intreccifilati.it. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video che verranno caricati e adesso non mi resta che augurare come sempre buon intreccio a tutti. Alla prossima!